Gentili telespettatori, eccoci qui, ben ritrovati. Questo è il nostro mare alle nostre spalle. Mi faceva notare una cosa prima l'avvocato Fabrizio Meo, siamo in compagnia dell'avvocato Fabrizio Meo, salve. Salve, buongiorno a voi. Mi faceva notare, ecco, questo stile che Crotone ha, ecco, avere fatto queste panchine, ecco, perché fondamentalmente sono delle panchine con le spalle al mare. Dice, come mai? Io non l'avevo notato, cioè non ero stata così sottile nell'osservazione. Lei invece è proprio un osservatore critico al mille per mille. Sentiamo qual è la sua opinione. No, ma è una città che storicamente, no? Rifiuta il mare, rifiuta il proprio mare, e al mare dalle spalle. Lo dimostra il fatto che le porte della città, che erano collocate sulla cinta muraria prima che la stessa venisse demolita, rasa al suolo, erano tutte rivolte verso la campagna e non invece verso il mare. Solo una, quella che attualmente coincide a Palazzo Giunti, a Via Regina Margherita per intenderci. Tutte le altre viceversa erano verso la campagna, e così ancora oggi noi costruiamo le panchine facendo sì che chi ci si sieda dia al mare le spalle. Ecco, l'estremo oltraggio che rivolgiamo nei confronti appunto di questo nostro bellissimo mare. Comunque bisogna pure dire che alle spalle abbiamo il mare, però di fronte abbiamo ancora il mare, insomma diciamo che abbiamo dei punti strategici che ci consentono anche di sorvolare su queste cose. Sorvoliamo, avvocato, che siamo in piena estate, quindi è tempo di felicità, è tempo di vacanze, e passiamo ad altro. Dunque, sempre di critiche si tratta comunque, perché quando c'è lei noi siamo qui per criticare. Allora, abbiamo saputo di un piano spiaggia, vogliamo informare i nostri telespettatori cosa significa questo piano? Ci sarà un piano sulle spiagge? Che tipo di piano? Sì, bisogna determinare i criteri tramite cui procedere alla concessione della nostra spiaggia libera, per intenderci, fino al 2020 ad eventuali ulteriori stabilimenti balneari. Nonché questo piano spiagge dovrà servire anche a stabilire quali saranno i criteri di modalità di godimento, di utilizzo, di fruizione delle nostre spiagge. Parliamo di circa 20 km di spiaggia, anche se in massima parte si tratta di spiagge del tutto impraticabili o perché sottoposte a vincoli, pensiamo all'area marina, piuttosto che purtroppo perché inquinato, magari perché del tutto inaccessibili. Viceversa, a me è parso di capire che in questo piano di spiagge anche le spiagge inaccessibili siano censite come spiagge libere, e questo forse potrebbe avere una ragione non tanto nobile, visto e considerato che una percentuale fissa di spiaggia deve essere destinata a spiaggia libera. Ora, se io censisco come spiaggia libera una spiaggia che in realtà non è raggiungibile se non in elicottero, voi capite bene che, insomma, magari aumenterò la quota parte di spiaggia destinata ad imprenditori privati e precluderò a chi vuole andarsi a fare un bagno su una spiaggia libera di arrivarci, salvo che non possegga appunto un'imbarcazione o, come dicevo prima, un elicottero. Quindi ecco, questo è il significato del piano spiaggia. Il piano spiaggia dovrà transitare necessariamente al Consiglio Comunale, che dovrà esprimersi con un voto riguardo appunto la sua accettabilità, il suo possibile varo. Si prevede in questo piano spiagge, però siamo ancora a livello di bozza, quindi anzi invito soprattutto le associazioni, gli operatori commerciali a volersi fare parte dirigente, ad andare a verificare effettivamente cosa questo piano spiaggia prevede. Si prevede appunto l'apertura di numerosi nuovi stabilimenti balneari. Queste concessioni avranno durata fino al 2020. Quindi questo è il piano spiaggia, insomma tante altre cose si potrebbero dire. Si prevede per esempio anche di creare, o meglio di consentire la creazione di un molo per le barche all'altezza, subito prima della riserva marina, per intenderci all'altezza della Casa Rossa. Ci sono tutta una serie di previsioni che, ribadisco, andrebbero guardate non dico con severità ma con grande preoccupazione, anche perché naturalmente il prevedere che la nostra spiaggia libera sia destinata per utilizzo appunto uso imprenditoriale, per così, cioè, naturalmente riduce la possibilità poi a chi magari non ha la possibilità economica di farlo di andarsi a fare un bagno a mare, ecco, per intenderci. Questo
Naturalmente, chi lo sta attuando questo piano spiagge, insomma, questo... Allora, di questo piano spiagge c'è stato praticamente comunicata l'intenzione dell'amministrazione di portare in consiglio comunale questo piano spiagge tramite un'articolata relazione che ci è stata fatta. Io non saprei dirvi da chi, vi farà strano questa mia affermazione, delirante forse, al contrario è proprio in questi termini, perché si è presentato insieme all'assessore all'urbanistica Contarino e al dirigente Elisabetta Domignani, un tale, mi sembra, si chiama ingegnere Berlingeri, il quale, no, per farvi capire anche che aria si respira un pochettino in queste commissioni consigliere. L'ingegnere Berlingeri che conosciamo tutti, comune? No. Anzi, è un giovane di bell'aspetto e di belle speranze. Il quale sostanzialmente alla mia domanda chi lui fosse non è che non mi abbia saputo rispondere, perché ognuno di noi credo sappia chi siamo, insomma, lo sappiamo dire. No, non è questo, è stato impedito alla risposta dall'intervento e dal dirigente Domignani e dall'assessore Contarino, che hanno spiegato che l'argomento dell'identità personale di questo soggetto non fosse un argomento di discussione. Quindi non so dirvi se questo signore è un mercenario, nel senso che tra virgolette viene pagato dal comune, un volontario o chi altro fosse, quali siano le sue competenze. Di sicuro è un top secret, insomma, sì, no? C'è un segreto su questo. Top secret, anzi io inviterei i cittadini crotonesi, per chiunque lo sappia, ecco, io ve lo descrivo, è un ragazzo con la barbetta, ecco, se mi vogliono far avere indicazioni maggiori su questa persona. Non è un ricercato, cioè... Per regolarsi, cioè, spieghiamo meglio ai nostri telespettatori. Dunque, è stato ritenuto dagli assessori che lo accompagnavano che fosse irrilevante e spiegare a lei, esatto, che un Doberman con le orecchie sempre tese, questa è la descrizione personale mia dell'avvocato Fabrizio Mea. Quindi è strano che le sia sfuggito questo, però mi meraviglio, perché no, lei non è un dipendente è proprio... del comune. La cosa strana, no, è che si riunisce una commissione consiliare, si fa la presentazione, abbiamo detto, di un documento tanto importante, tanto strategico, ecco, forse non sono stato sufficientemente chiaro anche nell'esprimere, nell'esporre l'importanza di un piano spiagge, tanto lo stesso articolato è importante, appunto, come documento in sé, che dovrà passare di fronte al Consiglio Comunale, dovrà essere votato dai consiglieri comunali. Si fa tutto questo, si fa questa presentazione, poi a un certo punto, quando un consigliere comunale, che quindi parla a nome dei cittadini, domando scusa, ma lei chi è? Chi è questa persona che sta parlando? Non viene neanche risposto al consigliere comunale su chi sia il soggetto che ha, a quanto pare, elaborato questo piano spiagge e ne sta esponendo i contenuti alla commissione consiliare. Questo vi dà l'idea veramente del totale stato di frattura che esiste tra un'amministrazione e il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, non c'è ormai una differenza, ormai i consiglieri comunali e quindi i cittadini crotonesi sono totalmente tagliati fuori, tutti indistintamente, da quelle che sono le scelte e le decisioni del palazzo comunale. Più che altro si denota una forte caratteristica tendenza alla priorità assoluta, quindi al comando assoluto, mettendo da parte, insomma, quello che potrebbe essere l'opinione dei cittadini o anche di chi fa opposizione. Quindi è un fatto, diciamo, io ci ho riso su, però se lo andiamo ad analizzare bene non è un fatto elegante e né tantomeno un sintomo di civiltà, di stare, di vivere insieme e praticamente di discutere quelli che poi dovranno essere i problemi dei cittadini. Quindi essersi rifiutati di dare l'identità o quantomeno il titolo che ha questo signore per poter presentare un piano spiagge, che, come diceva lei, è una cosa importante. Io il nostro sponsor la settimana scorsa, il titolare dell'Atlantis, ha fatto la sua intervista parlando appunto dei problemi che Crotone ha e che non ha, che ha, quindi noi siamo stati d'accordo con lui, abbiamo condiviso, quindi il benessere delle nostre spiagge, del nostro mare è un qualcosa di comune interesse sia per noi cittadini che andiamo al mare e lo vogliamo fare in libertà come ci pare, vogliamo andare al Lido, vogliamo andare alla spiaggia libera, quindi non sono argomenti da sottovalutare ma di grande importanza. Quindi il titolo di questo signore, a che titolo agisce
per conto dei cittadini, è giusto che si sappia. Quindi lei comunque insista, perché lei è uno che insiste, quindi sono sicura che nella prossima intervista ci dirà qualcosa di più, sicuramente. Magari le hanno voluto fare un dispettuccio. No, ma guardi, allora lei con la sua abituale eleganza ha saputo tratteggiare, come dire, delineare quello che in realtà mi pare un fatto, un comportamento, un episodio del tutto sconcertante ed intollerabile. E qui mi blocco, che è meglio. Detto questo, io mi auguro di non dover fare ricorso al TAR per sapere che titolo abbia appunto questo tale ingegnere Bellingeri, o come si chiama lui, perché ecco, spesso accade anche questo, che i cittadini crotonesi, pur legittimati ad accedere ad agli atti amministrativi del Comune di Crotone, sono costretti a fare ricorso al TAR, a sobbarcarsi le spese di un avvocato. Infatti glielo volevo chiedere, ecco, un cittadino crotonese ha fatto ricorso al TAR perché gli è stato negato un accesso agli atti amministrativi, ha avuto riguardo a una progettazione del comune che prevede appunto riguardante il lungomare di Crotone e che prevede ad esempio anche tra le altre cose anche la creazione di un nuovo chiosco e via dicendo. E ha vinto. No, allora è accaduto questo, tra l'altro questo non sarà l'ultimo ricorso al TAR fatto da qualche cittadino crotonese, ha avuto riguardo a un mancato accesso agli atti amministrativi, ecco, è accaduto questo, è accaduto che il cittadino in questione sì ha vinto, ma si è dovuto sobbarcare le spese legali del ricorso, si è dovuto sobbarcare le spese cosiddette vive del ricorso, cioè il costo vivo del contributo unificato atto a iscrivere la causa al ruolo di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale, quindi si è dovuto sobbarcare soprattutto il fastidio. Ecco, di procedere giudizialmente per vedere poi alla fine cosa? Per vedere esaudito un proprio diritto direi elementare, che è quello di conoscere, non più niente più che questo, che di conoscere effettivamente quelli che fossero gli atti amministrativi. Il TAR gli ha dato ragione, ma insomma bisognerebbe veramente dire che la ragione in questi casi non è dei fessi, ma insomma è dei cittadini sfortunati, perché questo signore si sarà dovuto fare carico di spese legali sicuramente insomma non indifferenti. Tutto questo accade regolarmente al Comune di Crotone, non è il primo ricorso al TAR che viene fatto avverso un mancato accesso agli atti amministrativi, e me temo non sarà l'ultimo. Non comprendo per quale ragione il Comune di Crotone, in special modo l'ufficio urbanistica del Comune di Crotone, non debba dare l'accesso agli atti tanto ai cittadini crotonesi, tanto agli stessi consiglieri comunali. Certo, questo non è che accada sempre, ci sono anche ipotesi in cui l'accesso agli atti effettivamente viene dato, ma molto frequentemente non viene dato. Quindi l'assessore Contarino, piuttosto che deliziarci con le sue conferenze stampa su quelli che saranno le sorti progressive di questa città sotto la sua egida, farebbe bene interessarsi di queste tra virgolette piccole cose e andare effettivamente a verificare con un'indagine seria quali siano le ragioni per le quali non viene dato spesso, frequentemente, accesso agli atti amministrativi né ai cittadini né tantomeno agli stessi consiglieri comunali da parte di quell'ufficio urbanistica. Ricordiamo l'assessore Contarino, oltre che essere assessore al bilancio, assessore a tante cose, anche assessore all'urbanistica. Ecco, quindi secondo appello della serata, chiediamo all'assessore Contarino di fare meno conferenze stampa, di fare meno proclami e di invece interessarsi in maniera concreta, in maniera specifica, in maniera fattiva di quelle che sono le inottemperanze di quell'ufficio urbanistica a cui il proprio assessorato fa riferimento. Ecco, più di ogni altra cosa. Soprattutto ricordiamoci che il cittadino ha la priorità, il cittadino è colui che ci manda a sederci lì, quindi se il cittadino chiede spiegazioni, delucidazioni, gli vanno dati anche qualcosa in più. Sono lì al servizio del cittadino e non per altro, per questo vengono votati e gli viene dato il mandato di rappresentare appunto il cittadino, quindi il cittadino in assoluto. Anche pagati, perché l'assessore. Anche pagati, va bene. Il dirigente più di lui, insomma. Chiaramente anche pagati, anche pagati. Certo, non lo fanno per missione. Lei ha iniziato i bagni? Allora, sì, voglio dire, la mia famiglia ha iniziato i bagni, quindi. Fascinautico, cosa? Tutt'altro, forse dovrei, ma poi non va più tanto di male. Adesso si praticano appunto gli sport su kitesurf e via dicendo. Tra l'altro, ecco, il piano spiaggia dovrebbe prevedere anche questo, cioè una zona deputata allo svolgimento per esempio della pratica del kitesurf, che se non è invece regolamentata può diventare anche pericolosa, no? Perché magari passa incautamente da quelle parti senza sapere che in quella zona si fa il kitesurf. Ecco,
Torniamo quindi al piano spiaggia, che torniamo... Il piano spiaggia è una cosa seria, insomma, dai. Assolutamente, assolutamente. Ma lei è in ferie? No, non sono in ferie, tant'è che oltretutto devo dire che in questo periodo le commissioni consiliari si stanno continuando a interrogare su quelli che potrebbero essere appunto i destini futuri di questa città, ove si decidesse di riunire il Consiglio Comunale, insomma. Anche questo betto piano spiagge di cui stiamo discutendo, l'impressione che non verrà portato in Consiglio Comunale prima di settembre-ottobre, mi sarebbe sembrato forse più logico invece magari discuterne proprio nel periodo estivo. Bene, che belle bambine, eccole qui. Se il nostro regista vuole inquadrarli gentilmente, sono delle bambine bellissime, non possiamo perché siete minorenni, dobbiamo chiedere il consenso ai vostri genitori. Allora, un'altra domanda, abbiamo sentito, noi eravamo andati in ferie, siamo rientrati perché abbiamo dovuto dare una notizia bellissima ai nostri concittadini che ci scrivono in continuazione che fine ha fatto il maestro Gaspare, che fine ha fatto il maestro e che fine hanno fatto i nostri soldi, e quindi noi che siamo sempre stati attenti a queste cose abbiamo sempre informato i nostri concittadini che i loro soldi erano al sicuro perché comunque la statua andava avanti nei suoi processi di elaborazione. Quindi sono stati utilizzati per quelle fasi di lavorazione e poi quindi abbiamo riaperto perché dovevamo dare questa meravigliosa notizia, quindi è stata un'edizione straordinaria quella della settimana scorsa, e la notizia è che la statua finalmente si realizzerà. Penso di sì, il nostro avvocato è stato sempre con noi sin dall'inizio, saremo insieme fino alla fine della realizzazione di questa statua e lui ci conferma che probabilmente, ve lo faccio dire anche da lui, potremo farcela a tagliare sto benedetto nastro con sto benedetto pitagora nella nostra città. Verrà, non verrà, via mare, come verrà? Mi hanno detto che verrà via mare. Allora, necessariamente via mare, perché adesso la bellissima statua a cui lei faceva riferimento si trova in Sardegna, davvero una bellissima statua, però in argilla non resisterebbe al primo acquazzone. Quindi va fatto il calco e poi successivamente va proprio fatta la colata, insomma, va fusa la statua. Per far questo naturalmente ci vogliono risorse, a quanto pare risorse pubbliche non è che non ce ne sono, perché i soldi si spendono e si spendono per cose, mi sia consentito dirla, molto ma molto... Non sono stati voluti dare questi soldi, quindi ci sono stati negati. Però c'è stato l'interessamento, ecco questo sì, di alcune associazioni, di alcuni soggetti privati anche, oltre che dei tantissimi cittadini, insomma, a cui farebbe piacere vedere una statua dedicata a Pitagora in questa nostra città. E quindi ecco, si sono riaccese le speranze, non, allo Stato si tratta soltanto di speranze, ma noi comunque ce la metteremo tutta, insomma, ce la metteremo tutta sino alla fine, sino a quando questa benedetta statua che stiamo inseguendo ormai da anni, ecco, non verrà. Ecco, cari concittadini, riporteremo qui la statua via mare e sarà un evento straordinario e, malgrado tutto, sarà con voi per farvelo vedere tutto, quindi godervelo dall'inizio alla fine. Avvocato, l'altro giorno abbiamo letto, non ci siamo soffermati perché, come le stavo dicendo prima, eravamo andate in vacanza, quindi poi siamo dovuti rientrare, abbiamo avuto un attimo di sbandamento, ma abbiamo intravisto sulle prime pagine dei giornali il sindaco che minacciava le dimissioni. Ci sa dire come mai? Perché ci stanno scrivendo, vogliono capire cos'è questa cosa. Ora, non direi che il sindaco possa minacciare le mie dimissioni, magari, ecco, io credo, ma credo dicendo questo di interpretare il sentire della stragrande maggioranza della popolazione crotonesi. Il sindaco potrebbe forse promettere le dimissioni, potrebbe blandirci con questa promessa, non certo minacciarla. Sta di fatto comunque che effettivamente è accaduto cosa? È accaduto che durante l'ultimo consiglio comunale, tra l'altro ne vengono indetti pochissimi in questa nostra città, questo consiglio comunale è stato quindi convocato con grandissimo ritardo rispetto a quelle che erano le urgentissime problematiche da discutere. Sta di fatto, dicevo, che durante questo consiglio comunale a un certo punto è spuntata fuori una proposta da parte di alcuni consiglieri di maggioranza questa volta, quindi come vede non sono soltanto io a dissentire o comunque a non pensarla secondo il pensiero dominante. Hanno fatto una proposta affinché tutti i soldi delle royalties, della convenzione ENI eccetera, siano, come dire, in qualche misura strappate alla giurisdizione del sindaco e della sua cerchia di fedelissimi, io li chiamo di accoliti, il suo cerchio magico, e siano invece appunto gestiti in maniera differente, che sicuramente in maniera più trasparente, perché si sarebbe anche istituita una commissione di vigilanza, per così dire, una forma quasi di commissariamento della spesa.
Ora, al di là delle modalità con cui questa proposta è stata fatta, che lasciava grossi dubbi perché oltretutto si dava una destinazione vincolata a queste somme che invece non possono essere destinate in modo vincolato, pensiamo alle somme che sono necessarie per lo studio del fenomeno della subsidenza, non le si può destinare ad altro, ecco, ho fatto un esempio, però comunque chiaramente è stato uno schiaffo, no? È stato uno sfregio, diremmo noi, rivolto all'attuale dirigenza amministrativa e quindi nella specie al sindaco Vallone, il quale non l'ha detto esplicitamente in consiglio comunale, ma poi nella sua stanza pare appunto abbia urlato, ecco, questa minaccia, che forse una minaccia si è riferita ai propri consiglieri di maggioranza, insomma, ma per quanto mi concerne non la reputo tale. Comunque questo allarme è rientrato? Sì, immediatamente, perché neanche un'ora dopo, neanche mezz'ora dopo, i due consiglieri comunali che avevano fatto questa proposta, che poi sono consiglieri comunali del Partito Democratico, hanno pensato di doverla ritirare sempre nel corso del consiglio comunale, quindi vorrei tranquillizzare i cittadini crotonesi, il sindaco Vallone rimarrà seduto sulla sua poltrona per i prossimi, credo, 2 anni o giù di lì, ecco, sempre che non accada qualcosa che lo faccia dispiacere troppo, Dio non voglia in questo caso, vengono effettivamente definitivamente rassegnate le sue dimissioni. Ci ha abituato Vallone a questo genere, voglio dire, come definirle? Mi mancano le aggettivazioni. Come vedete i toni sono sempre più caldi fra opposizione e amministrazione. Io mi auguro che prima che finisca il mandato del nostro sindaco, perché comunque il massimo rispetto è il nostro primo cittadino, quindi noi parliamo, ragioniamo, però lo salutiamo sempre carissimamente, una carissima persona, al di là della sua funzione, sorvoliamo la sua funzione di sindaco. Quindi io dico, i toni sono sempre accesi, però io mi auguro che prima che finisca il mandato il nostro sindaco si possa una sera rilassarsi, magari anche a cena, opposizione e non, tutti insieme, magari veniamo anche, malgrado tutto verrà pure, quindi spegniamo questi toni e brindiamo, va bene? Sì. Può accadere, o siamo sempre in fase di attacco fino alla fine, anche oltre no? No, non è, intanto premetto che il mestiere del sindaco in generale, il mestiere del sindaco di questa città è un mestiere davvero difficile per le terribili problematiche che oltretutto si vanno incancrenendo ogni giorno che passa. Ci ho detto, a una ipotetica cena di riconciliazione bisognerebbe invitare non tanto i consiglieri di maggioranza piuttosto che i consiglieri di opposizione, quanto quelle decine di migliaia di cittadini crotonesi che sono stati vilipesi dalle promesse fatte in campagna elettorale da chi poi per 2 mandati consecutivi ha ottenuto la loro fiducia. Ecco, bisogna. È attaccannata, niente, ce l'ha proprio nel DNA. No, allora io volevo buttare un po' di acqua, ma non c'è niente da fare. L'acqua con lei diventa benzina. Bene, facciamo così. Domani va al mare? No, non credo proprio. È troppo preso, lei è troppo attento, non può lasciare il posto di guardia, forse così. C'è anche questo, comune non va in ferie. C'è anche questo. No, devo dire che nel mese di luglio il comune non dovrebbe andare in ferie, anzi io auspico che vi possa essere una convocazione del consiglio comunale da qui a breve, perché l'ultimo consiglio comunale è stato aggiornato su numerosi punti, quindi io ritengo, reputo importante che il consiglio comunale si riunisca, perché ci sono delle emergenze, delle vere e proprie emergenze, delle urgenze che vanno quanto prima affrontate. Non vedo perché poi dovremmo andarcene in vacanza a fronte, voglio dire, di un lavoro non fatto. E prima finiamo il lavoro, poi si va in vacanza, no? Madonna mia, quindi neanche vacanze per la nostra amministrazione. Bene, avvocato, ci vediamo allora alla prossima, dal momento che siamo al lavoro, quindi ci vedremo senz'altro anche alla prossima. E cogliamo l'occasione per fare le nostre condoglianze all'amico Enrico Pedace e anche e soprattutto alla famiglia del piccolo Gianluca scomparso ieri. Noi siamo vicini veramente a questo dolore immenso che non ha parole, infatti non ci sono parole. Bene, è un angelo che è volato in cielo, troppo presto. Caro avvocato, allora ci vediamo alla prossima, va bene? Senz'altro, grazie a voi. Ci informi, ci tenga informati, non trascuri nulla. Assolutamente, un mio impegno. Alla prossima. Per la tua estate al mare, Atlantis Lido Balneare ed Acquapark. Oilo!
Abram passo al solteron che viene quebrando. E per matrimoni, compleanni ed eventi, sala ricevimenti Don Antonio con favolosa veranda panoramica. L'Atlantis è in via per Capocolonna numero 5 Crotone. Telefono 0962 25 921 oppure 329 29 60 777. Vi aspettiamo all'Atlantis. Dalla nascita dei 15 anni dell'Associazione dei Musicologi in Ticino, ho realizzato questa intervista alla Presidente Maurizio Cortese. Ricordiamo appunto che l'Associazione nasce nel 1999 da alcuni giovani desiderosi chiaramente di salvaguardare la cultura e le tradizioni del nostro paese. L'idea prende corpo appunto circa nel mese di marzo-aprile. Inizialmente c'è stata una forte adesione, circa 400-500 persone a livello di tesseramento. Chiaramente gli scopi dell'AMIT sono di creare condizioni per rafforzare l'inserimento dei nostri lavoratori immigrati in questo cantone. Allora, partiamo con l'intervista con il presidente, appunto, Maurizio Cortese. Buona visione. Allora, Presidente Cortese, sono passati ormai 15 anni dalla nascita dell'Associazione dei Musicologi in Ticino. Ci faccio un bilancio di questi anni sotto la sua direzione. Beh, Nicola, come tu ricordi, appunto, siamo costituiti come associazione nel lontano 99, dove, se ricordi bene, anche tu ne facevi parte, e quando è stato deciso di far nascere questa associazione, ovviamente i principi che ci avevamo prefissi sono più o meno al punto dove attualmente ci troviamo. Gli scopi che ci avevamo prefissi sono stati raggiunti, anche se non tutti, tanto abbiamo fatto, tanto c'è ancora da fare e sicuramente per quanto mi riguarda, per quanto sento le critiche dei nostri concittadini appunto qui in questo territorio, sono tutte positive, tutti ormai ci conoscono, ma non solo i nostri concittadini, come ben sai siamo conosciuti in tutti gli enti istituzionali qui appunto nel cantone che ci ospita. Veramente devo dire che siamo contenti di quanto abbiamo fatto e sicuramente c'è ancora tantissimo da fare. Ecco, allora, quali sensazioni, emozioni, chiaramente sia positive che negative, si provano operando in questo servizio, dedicandolo alla comunità mesorachese? Beh, questa è una bella domanda, sicuramente richiede un attimo di riflessione, perché come ricorderai quando ci siamo costituiti, è normale che comunque quello che noi ci eravamo prefissi richiedeva di dover dedicare soprattutto del tempo e del volontariato. Ovviamente, come tutte le associazioni, siamo un'associazione quindi a confessionale, a politica e soprattutto senza scopi di lucro. E ovviamente diciamo che il tempo che abbiamo dedicato a questa associazione, ormai è normale che abbiamo dovuto togliere del tempo da dedicare alla famiglia, perché ormai professionalmente le ore di lavoro sono quelle che sono, quindi chi ne ha fatto alla fine le spese sono le nostre famiglie.
Mi ha risposto già alla terza domanda che le volevo fare. Passiamo quindi alla quarta. È possibile conciliare il servizio lavorativo con l'impegno nella propria comunità e perché? Sicuramente è possibile, prova ne è. Dopo 15 anni che ci siamo costituiti siamo ancora qui, nella maggior parte dei soci che l'abbiamo creata. Ovviamente questo, come appunto ho già anticipato precedentemente, richiede del tempo, e il tempo ormai è quello che è, e bisogna obbligatoriamente, bisogna comunque sottrarlo a quello che sono i nostri valori, i nostri affetti, da dedicare alla nostra comunità che ha fatto tantissimo per questo cantone, e di questo ne siamo veramente fieri. Ecco, ci racconti brevemente la storia dell'Associazione dei Mesorachesi in Ticino e quali sono le sue prerogative? Beh, la nostra storia è una storia abbastanza, diciamo, critica dal punto di vista affettivo, perché comunque quando ci siamo costituiti, appunto nel lontano 99, un gruppo di persone, di cui tu appunto ne facevi parte, abbiamo deciso che era forse arrivato il momento o i tempi erano maturi per fare qualcosa per i nostri concittadini mesolachesi, ma non solo mesolachesi, perché come tu ben sai, alle nostre manifestazioni socio-ricreative ne fanno parte un po' di tutti, non solo mesolachesi ma anche calabresi in genere di solito, ma anche a livello cantonale, il cantone che ci ospita. Quali sono gli scopi? Gli scopi che appunto sono quelli che, di fare qualcosa per la nostra comunità che ha dato veramente tantissimo a questo territorio, ha dato veramente tantissimo non solo in fatto di fatiche, di lavoro, di economia, e quindi fare qualcosa per loro per fare in modo che fungere da punto di riferimento, da punto dove loro o noi, se vogliamo, possiamo rivolgerci per qualsiasi motivo, e anche e soprattutto a fungere da ponte di quello che appunto è la nostra amministrazione comunale appunto di Mesoraca con noi residenti qui all'estero. Ecco appunto, e se volesse invitare qualcuno ad essere volontario presso l'associazione, quali parole utilizzerebbe per convincerlo? Soprattutto due domande secondo me essenziali. Primo, avere del tempo da dedicare a quello che sono i valori e alla comunità dei mesorachesi. Due, è avere tempo da dedicare al volontariato, perché comunque in ogni caso si tratta sempre solo di volontariato, quindi tempo da dedicare ai propri soci, tempo da dedicare nell'organizzare quelli che sono gli eventi che in questi 15 anni ci hanno distinto. Allora, Presidente, chiaramente in questi 15 anni diciamo che ci sono stati dei momenti, tra virgolette, migliori e dei momenti un pochettino più difficili che ha vissuto anche l'associazione. Ce ne ricordi qualcuno? Sicuramente nei momenti migliori posso citare per esempio quando abbiamo ospitato le varie istituzioni calabresi, no? I vari presidenti che sono susseguiti nella nostra regione o rispettivamente nella nostra provincia, i vari assessori, l'amministrazione comunale di Mesoraca, tutti i sindaci che sono susseguiti sono stati i nostri ospiti, siamo stati ben contenti di ospitarli. C'è stata una buona collaborazione con questi enti? Sicuramente sì, difatti io volevo citare questo, che quando ci siamo costituiti, se tu ricordi, diciamo, l'input è nato anche da una collaborazione tra noi emigrati con l'allora sindaco, che è tuttora Armando Foresta, dove effettivamente anche lui nel corso degli anni ha collaborato e ha contribuito a far sì che questa associazione nascesse e rispettivamente fungesse da ponte su quello che sono le leggi
del nostro comprensorio, del nostro comune di Mesoraca, è quello che siamo noi emigrati come contribuenti cittadini. Ecco, allora ritornando alla domanda di prima, ricorda qualche momento un pochettino difficile? Sicuramente l'ultimo, ce ne sono stati tanti, anche difficilissimi, devo anche dire, ma il peggiore, come poter dimenticare la tragedia che ci ha coinvolto comunque, che tra l'altro fra qualche settimana, un anno che è trascorso dalla tragedia del Pullman, dove purtroppo hanno perso la vita alcuni nostri concittadini, come tutti voi ricorderete. Chiaramente dei momenti, penso di interpretare i momenti, vari momenti che si sono susseguiti col teatro, le commedie. Anche, è appunto, quello che ci tengo a dire, noi come associazione negli ultimi anni abbiamo cercato di ripercorrere quella che è stata la nostra emigrazione, appunto creando appunto questo gruppo teatrale dove effettivamente abbiamo ripercorso le varie tappe di quello che è stata l'immigrazione mesorachese qui in Ticino. Come tu ben sai, le tre commedie che abbiamo fatto percorrono una parte di quella che è stata la nostra immigrazione. Va bene, conclusa l'intervista, ringraziamo il presidente dell'Associazione dei Mesorachesi in Ticino, Maurizio Cortese. E visto che siamo alla fine, può approfittare per salutare il nostro, diciamo, tra virgolette, il nostro popolo che ci segue su internet. Beh, saluto tutti i mesorachesi residenti qui in Ticino, ma non solo, in Svizzera o in Germania, tutti gli immigrati che sono residenti all'estero. Saluto ovviamente tutti i nostri concittadini che fra poco avremo, come tutti gli anni, qualcosa che si rinnova, andremo a trovare appunto in quello che sono le nostre vacanze estive, e saluto l'amministrazione comunale di Mesoraca. Ma permettimi ancora anche di non dimenticare, perché ovviamente se io sono stato un condottiere di questa associazione, devo dire anche grazie e soprattutto a chi ha condiviso con me queste nostre idee, fare qualcosa per la nostra comunità, e quindi tutta la nostra associazione, dei vari direttivi che sono susseguiti, come voglio citarne alcuni che sono comunque più emblematici, uno fra tutti tu, Nicola Frandina, che non ci hai mai lasciati, Mico Grano, che ancora faceva parte al primo direttivo e lo è tuttora. Saluto cordialmente le nostre donne, o come sapete adesso quest'anno nell'ultimo direttivo è subentrata anche a Rossella Tallarico, Carmela Lombardo, Pietro Lombardo, Peppe Cistaro. Li saluto tutti e li abbraccio veramente, devo dire grazie veramente per quanto hanno dato alla nostra comunità di mesorachesi qui all'estero. Right away, no point in telling me I'm wasting time today. Lose change if you know the things I know. Every little bit of it I hit when I'm not at home. Home, such a funny little thought. Everybody thinks now that I gotta rock. Not true if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep blue? La Gucceria non è la formula di una nuova razza creata in provetta, ma 37 anni di strategia per un prodotto perfetto. Carni scelte e salumi certificati, selezionati e di qualità. La Gucceria di Cataldo e Salvatore Carolei vi aspetta in via Mario Nicoletta 22 Crotone, telefono 0962 27667. Mondo sommerso, acquari ornamentali su misura, pesci e piante tropicali,
importazioni con arrivi settimanali di cani, gatti, animali esotici, uccelleria, vasto assortimento di mangimi e accessori per il loro mantenimento, con sconti del 10-15%. Mondo Sommerso è in via Venezia 49-51, Crotone. Boom bang and I got the right away. No point in telling me I'm wasting time today. Lose change if you know the things I know. Every little bit of it I hit when I'm not at home. Home, such a funny little thought. Everybody thinks now that I oughta rock. Not true if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep blue? Thank you.
Sanremo e punta fantasia e Pippo Scordino. Ringrazio a Cusonau e a Cupollau e di venire alla prossima. Questa seconda isola, che ha un importo complessivo di 150.000 euro, servirà questa seconda parte della città, il Tufolo Farina in particolare, con una gestione che garantisca l'utilizzo, l'apertura e la chiusura dell'isola, con la presenza costante di collaboratori che coordinano questa attività. Già gli effetti positivi con la prima isola si notano, perché si nota nella città una diminuzione consistente di rifiuti.
mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue. Le notti là in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembra dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima, mi credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Scioglie il sangue di te, ve ne sa. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Se è la vita che finisce, non ci penso poi tanto, anzi si sentiva già felice e cominciò il suo canto. Te voglio bene.